Ciao, a tutti, e benvenuti in video Ieri sera hanno mostrato Assassin's Creed Salos per la prima volta in quanto al gameplay Inoltre hanno mostrato in parte un teaser trailer eh, ieri l'altro ehm, Comunque eh, l'evento Ubisoft è stato buono, sufficiente ehm, Non so che coperchia ho messo, non ho fatto Se quella che vedete con i meme eh, non messi tanto, tanto per eh, niente. In breve ehm, ora, la presentazione di, del gioco di Assassin's Creed ora in generale, in quanto a presentazione generica. Comunque in generale è stato un, un evento buono. In generale a posto. Il problema c'era eh, nel, presso, nel presso hanno mostrato alcune cose. Alcuni update. C'era scone un bronze. Eh, e e c'era anche l'elemento principale. Eh, Ci cioè, sono state delle performance ehm, dal vivo in quanto a, a orchestra e, e, e percussioni, e... comunque, eh, in quanto ai gameplay in breve, per quello che mi riguarda a me, eh, non è non, non sia chiaro. Ho fatto video riguardo sul fatto gente che si aminta di cose assurde. Eh, in breve, l'ato strettamente gameplay userò 9 il più possibile e eh, quello ho fatto in breve farò come syndicate in quanto syndicate l'ho giocato con i e basta a meno almeno che non ero costretto dalla trama in quanto a storia a usare jacob in questo caso qua e yasuke userò 9 perché a livello hanno detto che eh, l'inizio del gioco e le prime ore di gioco all'incirca userà i personaggi per forza in modo individuale in modo distinto però comunque a parte le missioni in cui sei obbligato a usare un personaggio specifico un po' come era, un po', un po com era in Syndicate eh, userò Noe Uno perché il stile gameplay per me è più, più è, è migliore cioè è più adatto a me la serie di Noe in quanto a stealth eh, usare eh, un approccio furtivo quant'altro l'approccio testa bassa caricato mh, semi caricato di, di eh, Yasuke ehm, non è male, è interessante visto il gameplay è a posto non è un fatto di lentezza colpi più potente, è più un fatto che non lo so, preferisco il gameplay di nave perciò sta in quant'altro in breve, Assassin's Creed una so cosa che molti strano. A Assassin's Creed si sì, avrà avuto una, una componente un po' più stealth Ma lì più che altro era un fatto che se, che se proprio a combattere in Assassin's Creed eh, Comunque, senso Cioè, se uno prova a combattere, in vecchio eh, 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 Comunque, può farcela Però dopo un po' diventa un po' troppo un casino Comunque, fatto sto Il fatto di Vabbè, ah, a parte... La parentesi dal 3 al 4 in cui lì potevi far fuori molti personaggi, molti nemici senza problemi. Comunque, eh, il fatto che hanno voluto usare di nuovo la formula di Syndicate tra, tra l'altro è il team di Syndicate e di Odyssey, comunque eh, è interessante in quanto hanno voluto rifare quel tipo di approccio proprio marcato, ovvero, ovvero qualcosa un po' più. In era possibile, sì, potevi usare entrambi, però qua non volevi realmente usare un personaggio per lo stealth in modo serio, veramente, veramente stealth, mentre dall'altro si gli che, che sarà combattimento e eh, quant'altro. In, in potevi fare con Jacob eh, lo stealth, però non era quanto Ivi, però qua la cosa è molto più accentuata. Comunque... Eh, L'altro gameplay ho visto è interessante in quanto hanno preso elementi eh, da, da Sprinter Cell in quanto puoi eh, poi eh, distruggere le lampade per queste torce fiaccole, comunque queste fonti di luce in modo tale da generare un'area eh, di buio eh, di ombra e, e usare l'ombra. Poi hanno aggiunto per volte nel gioco. In, 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 per la prima volta nella serie è possibile andare eh, mh, da sdraiati, o quasi. Comunque è, è, è possibile eh, sdraiarsi, però, simile a Ground Zero. E fate un pendio. Comunque, simile a Materia del Solid in breve. Eh, che ottimo! Sembra banale, però, permette. Um, un po' più in parte un realismo e poi un grado di fortività aggiuntivo in quanto in Mechizoki il massimo che devi fare è andare e eh, 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 abbassarti in ginocchio e basta perciò andare eh, in più basso, ma comunque comunque perciò dovrebbe aumentare un grado aggiungere un grado di fortività in più, spero non sia tanto una cosa estetica e basta ma non penso. Comunque, il fatto che sia è ottimo. Poi hanno messo qualcosa che la gente. Ho visto che la gente è stranita. E qua si vede la gente. fra gente Ora, non dico che uno deve giocare ogni gioco della serie. però, con mimo. Conosce un po'. Si hanno preso. Ora, eh, a meno che non faranno un altro Cina China per bene. però, ho fatto realmente come si deve in 3D. Attualmente, Naue è. Xiaojun pro in, Gia... in, Gia... in Giappone in quanto hanno preso la finisher bar questa mossa in quanto se fai fuori un, un, un nemico in un modo particolare o comunque con un tipo di abilità viene fuori questa eh, questa palette cromatica, questo cambio di immagini, di, di colori che passa ad essere tipo questa sorta di, di detto male, papiro, terra, anche questo questo, questo odore, contrasto, carta di contrasto tra il giallo, carta più o meno alla parte a, di accentuare gli schizzi sangue, una cosa che c'era dentro i Chronicles, specialmente dentro i cioè, Chronicles, specialmente dentro China e, e, e India era molto, era molto visibile. C'è cioè, certo senso era più visibile anche dentro Russia, dato che lì, lì era quasi bianco e nero. Comunque dentro Cina e, Russia, e Cina e India e Chronicles la cosa era molto più accentuata, o meno più gradevole, più bella per vedere personalmente, a mio punto estetico. Il fatto che l'hanno ripresa è interessante. La cosa delle barre bar, ci, ci, bar, ci, cinematografiche per certi... per certi kill dall'alto o comunque certi tipi di cose. Non è male, comunque una parte delle cose che uno le vede e eh, li può dar fastidio, comunque beh, saranno attivabili, barre disattivabili dal menu del gioco, spero, ma penso che sì, non penso che non, non, non ci sia, o comunque Mario fa un update con il minimo, comunque a Lucia sicuramente potrà comunque togliere alcuni effetti che non è male. Ma alcune cose verranno aggiunte più avanti comunque. Ehm, il... Poi hanno messo il rampino dentro il gioco. Che c'era già. Ora non so perché la gente... c'è chi. Ora, no, In parte anche gli stessi eh, sviluppatori hanno so, annunciato. Ah sì, in 9 c'è questa lama che quando esce può dare un coltello. C'è dal 3. E nel 3 eh, c'è Connor che ha la lama che. Che, 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 che quando batte poi cioè, la usa per la gira in breve eh, niente nuovo il rampino è, è, hanno rimesso il rampino in, in sinistra era un rampino stile Batman soltanto è, soltanto verticale, è verticale e per fare la fune da, da, cui sopra, da cui camminare sopra mentre qua hanno usato un rampino eh, da quello che guardo dal sito un, in parte basata sulla fisica perciò comunque vedo un po' di anno comunque può, può essere usato per essere, per essere scalato perciò poter arrampicarsi mh, con la fune eh, in, con L1 eh, è possibile usarlo per, don, per, don, per dondolarsi comunque andare da A a B quanto a, a, a darsi uno, uno slancio in avanti perciò a, 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 appendolo barra fune un po' di concerto per intendersi un um, po' ocupertom rider così via um, perciò usare il, aver dato fare una cosa insieme eh, è ottimo sembra banale però dare in modo tale da, in, da entrare nelle aree usando un rampino come si è male, è anche un modo per aggirare è un modo in più per entrare nei posti di nascosto e magari anche Scappare via in modo più veloce, um, magari uno lancia bomba fumogena o no, se rampina e scappa. Mm. Poi, l'altro se ne tre: hanno aggiunto sembra banale, ma importante, eh, c'è la scelta di poter usare un, un attacco stordente. In quanto o, oltre a poter eh, spendere usi e, e lanciare coltelli,. E, e, è possibile spengere le manuale, Ma anche hanno aggiunto in Mohai: hai due scelte, uccidi o stored. Si barra /eh, eh, soffoca. Comunque, le porte mortire. alla fine hanno reso la sua un po' simile a Splinter Cell, in quanto è l'opzione di, di far svenire il nemico o ucciderlo. Alcuni nemici sono soltanto uccisioni e basta, però alcuni magari, gente innocente, o comunque. Che, 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 che non c'è nulla, comunque è possibile avere un approccio non letale. Mm, comunque, gli altri che ho detto, è quello, è, è quello che si è visto. Cioè, in modo sono due tipi di hanno aggiunto una, un sistema di di eh, guardia no, di scudo barra difesa della postura barra sa, alcuni mesi hanno due hanno due barri sulla testa, quella della vita che è in bianco e quella della, delle, della guardia, comunque dell'armatura che è in giallo. Ci eh, sono due tipi, due tipi di parato, parattacco di nemico in quanto quello blu può essere parato. Poi se uno giallo o, o, o qual è il colore che va schivato o comunque devi riflettere in un modo diverso. Ho visto da che parte, quando sei un Ubisoft o, o un'anteprima, comunque c'è un modo. penso Ubisoft. Comunque c'è un modo un, con, eh, eh, con due tasti, è e eh, 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 c'è un modo di combinare due attacchi insieme per, per creare un, un attacco un po' più potente, o comunque un tipo di attacco un po' più particolare. Tipo, sorta non cancel, però tipo un attacco combinato o qualcosa del genere. Comunque due tasti fanno un attacco in più. Il sistema di gameplay meno quattro tasti in base al lood alla parte alla, alla, alla UI è simile a Valhalla e Odyssey in quanto, cioè poi in quanto uh, comari con le, il con il trigger sinistro o destro, se, se, comunque con. Quello che è un cosa a premere eh, con la Comunque può fare. Eh, cioè, L'edente appunto a un punto eh, c'è questo, questo frame. Questa scena in, in cui His fa il colpo di Valkyria di Valhalla, Però qua è un nome diverso in quanto prende il balza in aria e, 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 e colpisce a terra eh, il nemico. C'è sm, sm, lo smembra, smembramento fare decapitazioni quant'altro, eccetera, eccetera, dunque far fuori i nemici. Il gore è presente, ma in più che altro in base a... c'è come finisher, in quanto altra roba è sotto spruzzi di sangue, basta. Eh, la violenza in quanto la roba roba abbastanza violenta. C'è. È a posto. Inviamente sembra un po' troppo... A casa senza un po' gratuita senza un, un vero motivo, nel senso, un, i boss li posso pure capire. Ecco, un conto è una finestra di un conto. Se c'è se troppo, ma un po' messa lì, è così. È così, bisogna vedere se è una cosa che va attivata tramite tramite mosse particolari oppure è automatico un come balalla, in quanto dopo tot nemici fatte fuori, tot mo, dopo tot nemici prende e ti fa fuori il personaggio il, il, il nemico in un modo particolare, che, che ci sta però bisogna vedere quanto è frequente e quanto, perché è una cosa che avviene spesso, magari nel menu è possibile eh, fare in modo uno slider o attivarlo o no così via, non è un problema per me, però a una setup un po', magari alla volta che vedi il coso, mi hai fatto fuori o quant'altro, magari non un po' diventa quello che, quello che è la mappa dovrebbe essere in linea con, con Origins perciò più piccola di, di Odyssey e Valhalla. perciò simile a Origins perciò una mappa grande ma non troppo enorme alla fine Origins era una, una mappa piccola ma enorme perché ma la mappa era soltanto era solo era solo deserto comunque eh, la mappa dovrebbe essere eh, non proprio uno a uno, però nel senso, non è tipo hanno fatto molto che comunque gli spostamenti sono un po' più mm, non si va da una parte all'altra, in quanto a, a, a città a città avverti la differenza. Quindi il passaggio da un posto all'altro un altro una cosa. se la cosa è fatta bene, in cui l'altro no, si sì, avverti il passaggio, magari passi da una zona con. Il grano, con i campi di grano, quant'altro ha una zona verde, ogni volta verde, eccetera, ma fa in modo buono, in cui non, è, in cui non risulta eh, troppo dispersivo. Ottimo perché tipo balalla, in momenti anche Odyssey, a volte può sembrare molto, cioè, anche se tanto a una parte dell'altra, da un breve tratto sembra, far, sembra che ci metti un bel po' di tempo. Comunque, ehm, poi hanno mostrato, eh, hanno mostrato i DLC, hanno mostrato barra annunciato i DLC di Press Persa The che consiglio, il in secondo consiglio, eh, l'espansione che uscirà a settembre, che è un è un personaggio, è un personaggio che a quanto pare all'inizio del gioco è presente e poi sparisse. è uno con la maschera, comunque un, un personaggio che lui online se ne parla ma io l'ho rimosso comunque è uno, uno all'inizio del gioco eh, comunque il gioco lo giocato fino però nel senso i boss dentro al uh, Lost Crown non sono male specialmente boss foresta, il boss della foresta il boss che segna la foresta e il boss finale sono il top del gioco in quanto siamo, Il boss migliore nel gioco personalmente è, è, è la foresta in quanto ha il lupo barra tipo il boss simile alle matri di, 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 di Hollow Knight però eh, Pro di Lost Crown hanno messo un teaser che hanno messo un altro update già disponibile in quanto ha messo sfide aggiuntive, sfide di combattimento, sfide di platforming, così via, eccetera, cioè, eccetera. Tra l'altro, sarà Boss Ross che c'è da un po' di settimane. Eh, DLC a pagamento da storia gli update del genere, sfide e quant'altro, le sfide sono gratis. Il DLC che userà a settembre sarà a pagamento. Immagino che tu non hai, butto lì tra i 15 e i 20 euro non immagino perché pre i prezzi sono quelli non pensano oltre mm, comunque non so se il season pass di, di persona persion non mi pare se c'è non mi ricordo o ho preso la standard perché a me la standard è la standard è, è sufficiente comunque, ehm, infatti comunque il fatto comunque i johabenduto ottimo ha avuto bene fino a finale da, da mettere da creare dei dei diritti. Ora, non so se in direzione era stato detto che sarebbe stata un'espansione un in arrivo, però a un punto hanno messo una roadmap con update gratuite e poi i 10 eh, a parte da comprare. Comunque, poi hanno mostrato l'espansione in arrivo di Avatar e Pandora. Il gioco prima o poi la gioco. Eh, volendo è possibile giocarlo tramite, eh, tramite, tramite, tramite user plus da in cloud o pc o, o xbox su console pc sono attualmente il modo è comprarlo in secondo momento a 47 e 48 in secondo e poi non sto bene wars ma non interessato a floss cioè questo è, è chiaro quello che ho visto è interessante, però non lo so, eh, a, a, a me non interessa. Eh, ne prenderò molto, probabilmente no. A me non interessa dentro volendo Usoft. So, play sulle. Su Ubisoft, Ubisoft, oppure quando mi faccio, un'altra volta su PC, Ubisoft però a me non interessa. Cioè a Mr. Works interessa, ma non come una volta nel senso ho giocato a. a, a ho, ho giocato al survival perché rientrava vento. Altrimenti mi aspettavo gli sconti. fattura ora stati fattiti 5 euro. Ora, comunque, um, tanto non è per ora, io, io. Gli abbonamenti li uso raramente, però magari, tipo, se è un gioco mi interessa, magari. Se sembra che non c'è, senso, gli abbonamenti io li uso, ma non è che sono quelli assieme l'abbonamento Non lo gioco, però, sono giochi cui non mi interessa, oppure mi, mi interessa un po', o magari... Tipo, Pandora Allora, avrebbe... avrebbe un brand, lo so, solo... Eh, ho il gioco originale, so, ho, 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 ho il gioco originale in, in, in disco, su PC, però il gioco nuovo mi interessato, ho detto, beh, aspetto. È un gioco che ho usato tanto tempo, in, in breve tempo, i prezzi sono... i prezzi bassi, a meno che okay, non è un gioco che mi interessa, tipo Assassin's Creed, ma anche, anche quello ora, in breve, la è questa. comunque a, 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 a Sunsskrit lo prenderò sicuramente. All'Ussita non lo so. Però comunque lo prenderò. Comunque, io, a Suns Schritt dal 3 in poi, tranne Rogue. L'ho preso tutte l'Ussita. Rogue l'ho preso qualche settimana dopo, però ecco, fino a, dal, dal 3 in poi, tranne Rogue l'ho preso. All'uscita i giochi: eh, tranne Rogue e Chronicles, come, vabbè. Quindi, Chronicles: 6 sì, Chronicles. Chronicles, come, come, Comunque, um, a, me, a me, quelli principali all'uscita l'ho preso tutti quanti dal 3 in poi. Spin off o, se, o giochi eh, eh, secondari, li ho presi o all'uscita o poco dopo. cioè, dopo, dopo che. Dopo, dopo qualche giorno, qualche settimana. Tipo, Rogue l'ho preso dopo un, una settimana o, o due dall'uscita del gioco. Um, mentre il cronografo sono aspettato che c'erano tutti e tre i giochi disponibili da prendere. Anche se Cina penso avesse provato. Se non sbaglio. Comunque, fatto sta. Eh, quando, ah, giusto. Eh, preso Persia, eh, penso, ecco, quando, quando sono. An, 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 ecco, quando sono sul palco hanno detto Principe Spesso hanno, hanno tre update, tre sorprese per Princess Persa, e ho detto che oh, cos'è? Da nulla per suspense. Ah, okay. Okay, okay, ok, in prendere questo. Pensavo, ok, sullo sfondo c'è il principe con... c'è il principe c'è il principe i-pixel art ci sarà una, una sorta di. una sorta di. di, di celebrazione aggiuntiva contatto. Ma se no, magari metteranno le skin dentro, le ero sono persa, o magari, o quando ho messo altre skin nuove dentro. Comunque, la skin del 2008, lo Crown, lì va sbloccata in modo, veramente, su PC con i trucchi attivi il One-Sword barra il godmod, perciò il, eh, essere intoccabile e quant'altro, e la boss, la fai, e, e così me lo sblocchi. La boss Ross per sbloccare il costume del 2008 non è complicata di per sé Dato anche che, che puoi scegliere da quale boss partire Però il fatto il problema è che Il problema è che hai, un, hai una sola vita E devi Il problema è che, ora, un conto se avessero dato un, un limite Cioè, il problema è questo il, Se, se c'era tipo un modo di ricaricare le fiale o la vita del personaggio uno schiavo tra un, un boss e l'altro una boss oppure, oppure riagare le fiale da vita in quanto a, a, a cure se sarà diciamo buono però tre, usare tre cure su quanti boss sono in tal gioco? 5 boss più o meno cioè 5-6 uno è, uno è lo stesso boss però più potente comunque vabbè è una sfida in più se non vuoi fa, comunque la boss se lo meglio la boss puoi fare in modo, modo in un modo in modo in, cioè le cose di fare boss sono normali non quelli individuali che è un peccato eh, comunque mh, il fatto è che è possibile fare ogni boss individuale senza farsi l'intero gioco è ottimo eh, in modo, in modo normale o in, con il contatto comunque mh, hanno mostrato un update di Rogue Princess Persia il... roguelike di Rogue, rogue Persia -like hanno messo... Va, metteranno un update nuovo eh, che è in Early Access l'ho provato un po' cioè l'ho piratato lo prendo quando gioco a realmente, perché realmente perchè, nel senso Early Access non ho mai preso nulla riguardo um, comunque eh, poi ehm, ho visto sì, preso spesso la scherma fatto aggiusta un ehm, coso hanno annunciato che i remake, remake di remake del tempo sarà nel 2026 dove ussire nel 2021 giù di lì 2021 l'hanno mostrato la gente era arrabbiata o quello che era Dunque, la grafica era quello che era la gente in modo giusto sbagliato si è lamentata in parte la senso. in parte hanno, hanno fatto il lavoro hanno fatto cose da capo perciò il team ora il gioco ora è in mano da, da un po' al team originale del gioco eh, originale e che vediamo cosa fanno e il gioco era pronto all'uscita ma la grafica non era sufficiente per la gente. Ora, in breve, dove l'ho letto, il gioco che devo uscire, La versione precedente, che era quasi pronta o già pronta, era sul motore di gioco di Assassin's Creed, il che aveva un po' dei limiti. quella che infatti, comunque. Assassin's Creed Saros sto per Red Saros. Stesso motore eh, è, è, è sempre in ambi. Il pro è aggiornato. Eh, la grafica non era male. Cioè, la grafica è, era buona, decente. Se mai nei momenti notavi che a volte c'è stato un contrasto tra i personaggi fatti in un modo nel senso, no, e ben contare. Qua, altro il posto, c'è stato un contrasto tra i personaggi ben, ben fatti e il resto del, del mondo è, è bello, però questa sorta mi roba un po' più dettagliata da una parte, poi roba meno dettagliata per quanto... però beh, è una build magari vecchia, in, 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 anche, anche in sviluppo è una build vecchia per mostrare il gioco, ci sta a senso, perciò magari da quando vedi il gioco, da, da vedi il gioco a quando uscirà il gioco migliora, tipo Valhalla... Tipo, a Lucilla, cioè, eh, volare quando sta mostrata era in un modo sempre bello a vedere però poi a eh, 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 poi 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 a è, è, è migliorata molto in quanto la faccia di gamer era proprio diversa era migliorata eccetera eccetera comunque vado ehm, a mostrare altrove, intanto Sanscride ehm, avatar eh, un uh, buon hanno annunciato uh, la nuova stagione la, 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 la stagione 1 di di, di x defiant che parte l'1 e 2 luglio con eh, con, eh, il, con la fazione di rainbow six siege o comunque rainbow six, rainbow six in generale più che altro six siege poi hanno Oggi ieri hanno mostrato hanno annunciato che oggi che dovrebbe essere già disponibile credo comunque da, da poco tra poco la stagione l'anno 6 o l'anno 5 comunque il nuovo, il nuovo corso di, di Division 2 Infatti hanno cancellato da, a, a poco tempo dall'uscita Artland mi ha fastidio perché cioè Ma se pronunciava a se, se, se andava male cioè ma sta qualcosa in più con cui fare, nel io, io avevo io avevo più interesse per Arland, per... Arland per, per television, Arland, che XDefiant. Infatti, X-Defiant l'ho già per qualche giorno, ci ho messo tipo 20 ore sopra, in circa, ho preso i trofei che mi interessavano, ho preso varie cose, ho, ho fatto il prestigio ho, ho un'arma 50, il rank l'account tipo 30 o qualcosa eh, ho sprecato su hand basta i dead sec eh, c'è passato un po' mi cioè, stai, stai facendo male un buon gioco e fa cioè, avere un livello di affetto presso è stato ottimo senza avermi una cosa in più da avere ah, vabbè una cosa in più da gestire però è strano Nel senso, è lì pronto poi perché boh Mari, il test era quello che era, però Mari, il gioco è S, la gente piace, cioè, nel senso... Cioè, Mari, cioè, il gioco ti interessa, poi... cioè uno Mari è poi disposto a prendere il gioco, messo cambiato tipo di dati, poi non è più per il play e a pagamento, comunque mi interessa il gioco, lo prendo. Cioè... Boh, è strano, nel senso... Comunque ehm... attualmente ci sono due... Non so ancora. Non so se fino al 20 o, tra, o, o fino a domani il 12. È in sconto sulla store Playstation a 15 euro. C'è cioè l'ultima edition. Perciò il gioco base più l'espansione. Comunque l'update hanno messo in cosa che con, con, con la nuova stagione barra anno del gioco che è già disponibile. o, o da poco. Comunque da oggi in breve, chiunque abbia gioco base può livellare i personaggi fino 40 prima, prima di allora e eh, prima di oggi il massimo di level cap era 30, a meno che noi vi i DLC Warlords era 30. Per, perciò Comunque ora il, il DLC serve soltanto ora so, soltanto per per avere per avere eh, New York e, e avere la campagna eh, di Warlords e basta. E avere Nuove, nuovi posti da sperare per eh, combattere e basta stop perciò in quel lato contenuti eh, stagionali hanno, hanno detto qualcosa che ora saranno personaggi ci saranno ci, ci saranno, pers ci, ci saranno pers per personaggi per 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 eh, stile diavolo si eh, seasonal in quanto ogni ogni stagione diciamo, devi farti un nuovo personaggio nuovo da capo il che ha portato molte gente a essere un po' stranita, arrabbiata. Intanto che comprendo, ma da, dall'altro, comunque hanno detto che la, la progressione sarà più rapida. Sta a vedere, io, io già so, gioco so su PC con, con, eh, con il, eh, il DLC, però forse lo prendo su, su console, cioè il 2 lo fino su PC ho il 2 e il 10 pc però il 2 ho giocato eh, eh, anche sulla play tramite abbonamento eh, tanto per vedere come il gioco eh, con, eh, con la scusa del fatto che abbiamo un po comunque eh, mm, sta bene nel senso vediamo cosa fanno ok tu c'è niente ora la cosa che è più chiatto boh, prossimo strano più avanti forse dopo Star Wars che è esse, o comunque a settembre o cioè il fatto è che l'altra volta hanno annunciato che avrebbero mostrato Bionguna Evil e eh, Remastered un bar barra eh, anniversary eh, eh, edison e non si sa neanche un accenno sulle su, su queste remastered quello che è è, è strano senso, il fatto che mi annunci una roba una remastered o quello che un o quant'altro di un gioco PS2 barra PC, cioè, cioè non cioè, no, no, cioè, posso aprire un, un remake, anche se lì è strano. Che cioè, vabbè, cioè, il fatto boh, a meno che non penso sia un, un remake, penso sia stato una un, un remaster un po' più una remaster con un texture un po' più migliori. Senso, boh. poi l'altra cosa qua è eh, Splinter Cell. Neanche dire com'è in corso. Neanche mostrarti o che cosa, nel senso, boh, vabbè, eh, cioè più che altro. E non vedere il mio godo di Evil. Eh, rimasto quello che è è stato strano perché non annuncia. Stavo so, sopra di annunciare roba che non è ancora pronta. o magari è una pronta un po'. ma non è, vabbè, Un conto è penso che sia pronta un po'. All'ultimo scopre che non è pronto, che magari ci sono dei difetti, degli errori, quant'altro, dei bug, quant Quindi posso dire, almeno, come mio, di, Ehi hey, il gioco eh, esiste ancora, eh, per motivi vari, ancora eh, per, non è pronto, uscirà entro X. Ma anche se mostrare le basi, beh, hey, lì esiste. Che la volta non ha mostrato tanto un, un logo, o quello che era, il gioco... Boh. Tanto abbiamo con il vivo, su PC, quanto... Però, nel senso, ho fatto dei video. Uno o due su Beyond Evil. L'originale. Lo gioco la demo. Su, la demo lo gioco su PS2. Il gioco lo su PC. In quanto gioco completo. Però, nel senso. Cioè, che... Infatti, vabbè, non so. Nel senso, ma, eh, che altro c'è da dire? Eh, Nient'altro. Cosa ha da dire? Di, di cui è di minore. Di roba di Ripartito. Di Hanno mostrato. Durante il presso, con quello che era, anche a un punto si stanno hanno mostrato il gioco con la roba Battlecore, quella roba tipo Bakugan, barra bar le biglie, quello che è, poi eh, Reese, şey Reese, Public, romantic, tato, però, con cose un update. Tanto per dire, il gioco esiste e lì. Uh, hanno anche uh, hanno mostrato un nuovo anno, per la stagione di For Honor. Il fatto che esista ancora è interessante. Non è male. Tra l'altro, da qualche mese hanno dato tutti quanti la, la cosa arcade che era soltanto per chi aveva comprato eh, Margin Fire. E, e L'espansione per sinceramente, comunque, lato personaggi Margin Fire è lì, come, è, è lì come Destiny 2 con i Renegati, con Forsaken, in quanto ora lo rompi più per avere i pacchetto armi e non la panica ora comunque che lo qua in quanto se qualcosa viene in mente magari facciamo altro video lo guardo però non sono deluso però nel senso il fatto è che cioè, in generale è a posto però tipo quello che ho visto la screen, non è male, ma sempre ho, ho dei dubbi perché sarà cioè, un punto... meglio, per, per, per in breve Come detto, a meno che... Cioè, finché il gioco non mi, mi, mi obbliga a usare Yasuke in quanto personaggio per, per Rama in, in modo obbligatorio, userò la Nave perché mi, mi, mi interessa... il fatto di darti la scelta è ottimo non sono stretto ma la missione... a, a meno che la missione non impone comunque la missione, se visto che, che comunque ti la missione ti parte, arriva un punto ti dà la scelta Usi naue o, o l'altro è, è Yashuke, ehm, che ehm, è ottimo, da, ottimo da scelta Comunque, nel senso, niente, lì va a gusti, bisogna vedere com'è il tutto, nel senso... Hanno mostrato, ora, giusto, hanno mostrato che coso, eh, hanno un punto, hanno trovato fuori eh, da, hanno detto che la cosa delle torri, le, le torri di sincronizzazione non, non sono più... non so più nel gioco. Meglio, sono cambiate. Infatti hanno trovato fuori la mappa del gioco e c'è scritto scan. Perciò Non è... non vai più sulle ehm, Cioè... La mappa... La cosa è che sblocchi l'area della mappa giocabile, però comunque devi andare a trovarti ogni posto ogni singolo vediamo eh, per, com'è ehm, boh, senso comunque l'occhio e l'acqua non si è visto vediamo com come verrà fatto comunque lo scanner da quando c'è la screen 1 o 2 comunque chiunque buona parte di l'hanno messo in qualche modo ehm, non è un problema processor per di dire, senso ma rimane un po' in modo c'è cioè pure Star Wars e lo scanner dentro. Mm, in modo. Poi non so se. È cosa. cosa strana con Star Wars. È lo scanner non è. Non è nel robot. O di qualche tipo. Di, di aggeggio, ma, de, ma della creaturina. Che non ha alcun senso. A me non ti spiegano anche, ma. St... A, me, a me non anche, che. Che, che, che questa creatura ha qualche tipo di. Potere. Che, che comunica con il personaggio della ragazza vabbè ah, è un gioco però comunque meno con, contesto va ammesso eh, comunque l'aquila o comunque l'uccello dentro, dentro sados però non sarà presente eh, non sarà presente scusate eh, che altro eh, niente mentre chi lo fa come detto, se mi me metto qualcos'altro, faccio un altro video se me ne voglio. E eh, niente. Ti qua alla prossima! E ciao!